Amici di The Space Corner, siamo sempre in collegamento dall'Hotel Premier di Abano Terme nel nostro Space Corner e oggi ci è venuta a trovare Romina Gobbo, giornalista, scrittrice, chi più ne ha più ne metta. Romina, una carissima amica, e grazie per esserci venuta a trovare. Grazie per l'invito, buonasera a tutti. Romina, tu sei nella commissione del Premio Rossella Panarese. Ci vuoi raccontare un po' l'idea del premio? Oggi ricorderemo anche Rossella Panarese in teatro. Per cui se ci vuoi raccontare un po', è stato difficile esaminare queste proposte? Che tipo di proposte sono arrivate? Allora, noi siamo stati fortunati perché prima di noi c'è stato il passaggio del comitato scientifico. Quindi i criteri proprio scientifici li hanno visti loro e ci hanno facilitato. Poi a noi sono arrivati gli ultimi cinque, tra cui appunto abbiamo dovuto scegliere. E è difficile perché secondo me appunto loro vanno sullo scientifico e noi, almeno io, più che altro sul sentimentale, no? Mi piace, non mi piace. Sul lato comunicativo sul anche. Sul lato comunicativo, sulla modalità. Adesso io da giornalista, per esempio, sono molto interessata ai nuovi mezzi, per cui chi si è espresso, non so se posso dirlo, su Instagram, TikTok, eccetera, per me sono molto interessanti, no? Quindi alla fine è stato un po' questo anche quello che ho voluto vedere, anche la creatività proprio che c'è oggi, soprattutto anche nei ragazzi, mi piace, perché altrimenti noi giornalisti che veniamo alla carta stampata, cioè veramente rimaniamo fermi ad un mondo che non esiste più, insomma. Per cui c'è tanto fermento anche nel mondo giovanile, stanno cambiando i linguaggi e anche la scienza si sta mettendo al passo con i nuovi linguaggi, soprattutto comunicativi. Sì, io penso che i ragazzi sono molto più avanti. Noi giornalisti abbiamo fatto una figura terribile durante la pandemia. Cioè, si è visto tutto, che noi proprio di scienze non ne sapevamo un accidente, insomma, no? Per cui alla fine invitavamo chiunque, davamo la parola a chiunque, sembrava che tutti potessero dire, anche se insomma c'era l'esperto da una parte, cioè, per cui insomma abbiamo fatto una grande confusione. Lì qualcuno ha deciso che forse era il caso di studiare ed è stata cosa buona e giusta. I giovani vanno avanti. Secondo me vanno avanti con la creatività, ovviamente dove sta un po' l'inghippo, che è vero che è giusto divulgare in maniera che tutti possano capire, poi parleremo di questo libro. Albino Luciani, che poi appunto Papa Luciani, era un giornalista tra l'altro, e lui diceva: quando tu scrivi ti deve capire innanzitutto la vecchietta, quindi ci ha dato anche un grande insegnamento. Quindi questo è giusto, però è anche vero che quando tu parli di qualcosa di scientifico, cioè ci devono essere dei criteri, ci devono essere le parole corrette. Il tecnicismo c'è per forza, per forza. Ma perché è la materia che lo richiede. Esattamente, quindi questi social, TikTok, che prima era solo balletti ma che adesso fa informazione, ecco, il rischio è un po' questo, cioè di non avere molto l'idea che le fonti vanno verificate sempre e che va bene tutto, però attenzione, insomma, la scienza è scienza. Certo, quindi attenzione alla fake news che è sempre dietro l'angolo. Assolutamente. Altro argomento che è molto ricorrente in questi giorni, se ne sta parlando tanto perché comunque inizia ad essere un problema corposo. È un problema corposo, come dico io, le fake ci sono state sempre, adesso ovviamente c'è un'amplificazione. Certo, hai citato Papa Albino Luciani, è presente anche nel tuo ultimo libro, che si intitola Un Cireneo per il Vescovo Albino Luciani. Ho studiato, sono arrivato preparato. Tra l'altro, allora, svelo una cosa, di solito chi fa le interviste tra i due è Romina. Quando ci siamo sentiti ho detto: sarebbe veramente strano intervistare chi intervista, ed è successo, per cui io non mi trovo benissimo da questa parte, mi sento un po' intimidita. un nuovo libro dalla tua penna, una nuova opera dedicata al Vescovo Albino Luciani, al Papa Albino Luciani, appassionato di spazio, di cosmo, mm-hmm. mi raccontavi che è stato uno studioso del cielo anche lui. Sì, allora, anche questo che tu hai detto opera, io lo chiamo libercolo perché è molto breve, quindi si legge in una serata, e anche questo è divulgativo, cioè il fatto di essere piccolo, proprio perché sinceramente io penso che di tomi non se ne possa più, insomma. Quindi anche Luciani, ci sono un sacco di biografie,
è stato papa pochissimo, quindi insomma fino a un certo punto si può parlare anche del suo pensiero, perché proprio il tempo breve quello ha concesso. E allora raccontarlo così in poche parole, attraverso tra gli altri gli occhi del suo segretario, e quindi in una situazione molto intima, anche molto amichevole, molto cordiale nella quotidianità, secondo me è una cosa che funziona. Questa un po' è stata l'operazione. Il cielo. Allora, questo libro riguarda due anni, dal 61 al 63, lui era vescovo di Vittorio Veneto, quei due anni lì in cui è segretario questo Monsignor Pietro Paolo Carrer. Poi lui cambia segretario, ma rimane, e rimane fino al 70. E questo è interessante, perché nel 69 sbarco sulla Luna. E lui è un uomo che è molto interessato a quello che sta succedendo, perché non mette in contrapposizione fede e scienza. Anzi, cioè, la fede è una cosa, la scienza è un'altra. Ma lui scrive proprio una lettera pastorale dopo l'allunaggio ai suoi fedeli, e dove appunto racconta quanto può essere interessante il progresso della scienza. Ed era oltre, perché diceva: sì, adesso noi siamo andati sullo spazio, abbiamo fatto queste cose, ma questa tecnologia così interessante può servire per esempio nella medicina per salvare vite umane. Quindi devo dire che c'aveva una visione veramente aperta, ad ampio spettro e soprattutto lungimirante. Assolutamente sì, una persona quindi, tra l'altro noi lo riconosciamo, penso la gente lo conosce, papa del sorriso, no? Esatto, sì. E sembra, come dire, il nonnetto, sì, simpatico, però un po' così. In realtà è una persona coltissima, e studiava tantissimo, non solo sacre scritture e teologia, ma lo scibile umano, direi, con una aveva una biblioteca sua personale incredibile, e veramente un uomo di una arguzia eccezionale. Veramente hai colto nel segno su questo personaggio molto affascinante, che, di cui ad oggi si ritorna a parlare, no? C'è tanto mistero intorno alla figura di Papa Luciani, e quindi siamo veramente curiosi a questo punto di approfondire, anche grazie al tuo libro. Per chi volesse leggerlo, dove possiamo trovarlo? Allora, le edizioni sono Messaggero di Padova, si trova nelle librerie, ma si trova anche su Amazon. Tranquillamente, quindi su sì, sì. Si trova ovunque. Ricordiamo il titolo: Un Cireneo per il vescovo Albino Luciani, Romina Gobbo. Romina, scappiamo in teatro, non ti voglio rubare altro tempo, perché l'ora della premiazione è arrivata, per cui grazie ancora per esserci venuta a trovare. E noi vi ricordiamo ancora una volta l'appuntamento su tutti i canali social per scoprire tutti i contenuti esclusivi su Donne Fra le Stelle. Allora, io ti ringrazio dell'ospitalità, e come dico adesso, viva le Donne Fra le Stelle.